La 24esima edizione della Corri Rocca d'Aspide, valevole quale settima tappa del circuito podistico FIDAL Cilento di Corsa Antonio Amato, non tradisce le attese della vigilia, regalando spettacolo e emozioni con gli oltre 250 runners ai nastri di partenza. In piazza 20 settembre a Rocca d'Aspide, il primo a tagliare il traguardo, così come è accaduto nel 2016, è stato Giorgio Mario Nigro dell'Atletica Camaldolese in 27 minuti e 50 secondi. Alle sue spalle, con 26 secondi di ritardo, il compagno di squadra Daniele Caprio. Il podio è stato completato da Camel Allag dell'Idi Atletica Aurora con il tempo di 29 minuti e 6 secondi. Tra le donne invece a casa sua Rosemary Antico della Sporting Calore, che ha bissato il successo di una settimana prima all'Exodus di Trentinara. Il podio femminile è stato completato da Rosanna Pacella dell'Isaura Valle dell'Irno e Alessandra Ambrosio dell'Amatori Napoli. Nella classifica squadra prima posizione per la Camaldolese, seguita dall'Ide Atletica Aurora e dalla 3C Cilento Running Academy. La manifestazione organizzata dall'Atletica Sporting Calore e dall'Atletica Agropoli in collaborazione con il Comune di Rocca d'Aspide ha visto i corridori sfidarsi lungo i 9 km di un percorso ondulato con due giri nel centro abitato di Rocca d'Aspide, vestito a festa per la concomitante solennità di Santa Sinforosa. La gara è stata preceduta dalle corse per i bambini, divise per fasce d'età, mentre al termine della Corri Rocca d'Aspide si è svolto un pasta party con l'aggiunta di prodotti lattiero-caseari e vino rosso cilentano. Dopo 7 tappe, in testa al circuito Cilento di Corsa ci sono Camel Allag nella categoria maschile, Rosanna Pacella in quella femminile e la polisportiva Atletica Camaldolese per ciò che riguarda le squadre. E il prossimo appuntamento con il circuito Cilento di Corsa è previsto per domenica 30 luglio alle ore 20 a Vallo della Lucania, dove si svolgerà la quinta edizione di Vallo in Corsa.